Eccoci, eccoci puntuali, belli tutti inamidati, la barbina pettinata, insomma, tutti belli perfetti, per la settima puntata di questa nostra piccola rubrica che ormai settimanalmente ci accompagna da un bel po', sono quasi 2 mesi. Allora, oggi parleremo di una cosa estremamente importante, che è il lievito naturale, forse uno degli argomenti più dibattuti, più appassionanti, ci tengono più a vinti in mille modi, mille declinazioni, mille sfaccettature diverse, è una cosa molto piacevole. Innanzitutto è importante, secondo me, che voi vi procuriate o panificando o il grande libro del pane, che è questo, che sono Lipetskaja e Giorilli, che scrivono questo bel libretto. Giorilli è la parte più tecnica, Lipetskaja è la parte più chimica. E trattano molto bene l'aspetto lievito madre, le attività da fare, le possibilità, tutte le questioni connesse. Ma secondo me, al momento, so che stanno per uscire altre cose, quindi stiamo in campana su questo mondo, ma questo al momento è la nostra piccola Bibbia. Questa è 4.1, che sarebbe il pH ideale del nostro amico lievito al momento dell'utilizzo, ed l'ha scritto GB Giovan Battista Montanari, che è proprio il grande puffo. Lui è tutto su lievito madre e Cassazione, come si dice, perché ha scritto mille mila testi, studi pubblicati dappertutto. È veramente un signore estremamente in gamba. Peraltro è anche una persona affabilissima, molto a modo, veramente un piacere come uomo. Quindi per me qui trovate tutte le informazioni, come farlo nascere, come gestire, come affrontare le problematiche legate a eventuali sbilanciamenti del lievito, tutto quello che vi può servire lo trovate qua. È Giovan Battista Montanari, pH 4.1, scienza e artigianalità della pasta lievitata, e lo ha pubblicato la Chiriotti Editore, credo che sia. Sì, Chiriotti Editore, malgrado la mia mancanza di occhiali, sono riuscito a decifrare questo piccolo indovinello. La cosa più interessante è che il protagonista di questa puntata è lui. Io lo tengo così. Guardate che carino che è il mio lievito. Ha un profumo bellissimo, un profumo evoca proprio bei sentimenti, belle situazioni, bell'interesse. E allora cominciamo a parlare di questo lievito. Che cos'è il lievito madre? O pasta madre acida, o pasta acida, o lievito naturale, ha mille modi diversi di essere chiamato. Questo perché esiste da mille mila anni, quindi ci sono tante culture che lo hanno elaborato, modificato, accolto, e quindi ovviamente tanti modi di interpretare questa, fin dal nome, questo prodotto. In realtà è una coltura di microrganismi. Non si può dire solo batterica, perché non sono solo batteri, ma ci sono anche funghi e altre cose, per cui è una coltura di microrganismi. Coltura che vuol dire che noi prepariamo il cibo, e all'interno di questa struttura che offre cibo, la nostra flora batterica si moltiplica, mangia, produce degli scarti metabolici, produce dei risultati del loro metabolismo marginale o principale, per esempio la CO2, l'acidità, eccetera. E tutto questo si forma in un fantastico e mutevole, mutevole, mai fisso equilibrio. Perché qui dentro, cioè dentro questa boccia, non c'è, come nel cubetto di lievito di birra, un unico microrganismo, che in quel caso è il Saccharomyces cerevisiae. Non c'è un fungo come c'è là dentro, ma c'è un'ira di Dio di roba. Ci sono batteri lattici, ci sono altri tipi di batteri, ci sono anche qui ci sono dei funghi. C'è veramente un equilibrio pazzesco. Vedremo anche quali sono le tipologie di batteri che vengono coinvolte, quali sono gli equilibri che si vengono a creare.
E chiaramente quando si parla di equilibrio si parla di una questione mutevole, non è mai un equilibrio fisso e statico. Quindi noi avremo un lievito madre molto molto diverso a seconda di come lo si gestisce, chi lo gestisce, che tecnica si segue, la farina che si utilizza, mille variabili che vengono messe, anche le stesse tempistiche dei rinfreschi e quant'altro. Anche addirittura la flora presente nell'aria, batteri presenti nell'aria influiscono e vanno a contaminare il prodotto che sta allevato nella nostra casetta. Quindi ecco perché noi abbiamo un prodotto realmente molto complesso. E allora, se è così complesso, perché ce lo teniamo? È una domanda abbastanza naturale. Ce lo teniamo perché è forse il prodotto che meglio connota il nostro lievitato. È talmente importante, è talmente positivo, è talmente favorevole l'azione che svolge all'interno dei lievitati, che questo tipo di lievito è stato addirittura individuato dalla normativa, dal nostro legislatore. Il legislatore nel 75 ha fatto una specie di testo unico, un documento che ha individuato le caratteristiche di alcuni dolci lievitati delle grandi occasioni, delle grandi festività, e quindi il panettone, il pandoro e la colomba fondamentalmente, e ha definito quali sono le caratteristiche di questi prodotti per potersi chiamare panettone, pandoro, colomba. E all'interno di questo ha definito e la pasta madre acida, il legislatore la chiama così, come elemento connotante senza il quale non si può chiamare panettone, pandoro, colomba. Infatti per questo voi trovate nei supermercati spesso trovare il coniglietto di le campane di Pasqua, oppure quei dolci dai colori improbabili, giallo paglierino, giallo acceso, rosa, azzurro, puffo, trovate di tutto. E non hanno mai il nome di colomba o panettone o pandoro perché appunto non possono chiamarsi così perché utilizzano altri sistemi di lievitazione. Quindi il legislatore addirittura è intervenuto in maniera piuttosto perentoria per definire dare importanza all'utilizzo della pasta madre, del lievito madre. Io vi ricordo, prima di arrivare alla pasta madre nella parte tecnica, che le tipologie di lievitazione sono tantissime. Noi abbiamo la lievitazione meccanica, no? Quella è data dalla frusta che frusta per esempio l'impasto del pan di Spagna, e quella è una lievitazione puramente meccanica. Abbiamo lievitazioni chimiche, che vanno dall'utilizzo, penso, del bicchierino di alcol che veniva messo nei tarallini per generare un momento di dilatazione dell'impasto e quindi un ammorbidimento dell'impasto, al bicarbonato, al baking soda, al cremo tartaro, ce ne sono tantissimi di interventi chimici che per lo più agiscono in reazione con il calore, quindi vanno nel forno e producono anidride carbonica in conseguenza del contatto con il calore. Ma poi esistono altre due forme di lievitazione fondamentali. Uno è il classico lievito di birra, il cubetto, che ormai è entrato nelle nostre vite come qualcosa di ormai onnipresente. Chi di noi in casa, da qualche parte, non c'è il cubetto in frigo o in freezer, non ha il cubetto di lievito di birra, tutti, tutti. Anche adesso che abbiamo una stasi nelle nostre attività, perché ragazzi non so da voi, ma qui ci sono 41 gradi fuori, e 41 gradi è proprio tanta roba, eh? Accende il forno a 41 gradi, bisogna essere eroi, e se noi trattiamo di queste cose non ci fermiamo neanche col caldo, eroi lo siamo davvero, eh? Io ieri ho fatto una bella pizza napoletana, ho testato un forno, ho fatto delle prove e devo dire che è stato veramente qualcosa che mi ha colpito, mi ha usurato per la forza del calore. Detto questo, tornando a noi, il lievito di birra ormai è onnipresente, però ha la peculiarità di essere stato isolato da Louis Pasteur, quello dei vaccini, e da essere stato poi specificamente riprodotto con una modalità tale da avere un clone di se stesso riprodotto all'infinito all'interno di questo cubetto. Quindi il cubetto contiene solo e esclusivamente Saccharomyces, è facilmente dosabile e facilmente prevedibile nella sua azione, nelle sue tempistiche, nei suoi risultati, e quindi facilmente utilizzabile fondamentalmente. Tanto che noi siamo arrivati a fare calcola pizza che ne prevede quantità infinitesime proprio perché è molto affidabile.
Ma l'altra grande forma di lievitazione, quella più affascinante, quella che più colpisce tutti noi, perché in qualche modo realmente ci porta, ci influenza molto, è il lievito naturale, questo benedetto bambino che nutriamo e accudiamo durante l'anno, prima di arrivare ai momenti topici di Pasqua e soprattutto di Natale. Ecco perché in queste circostanze parlare del lievito naturale è importante. Come vi dicevo prima, non è, a differenza del lievito di birra, un'unica tipologia di microrganismo, nel caso del lievito di birra è un fungo. Nel caso del lievito naturale è una copresenza, una miscela di microrganismi, tra cui abbiamo fondamentali i lattobacilli e poi anche altre forme di funghi, per esempio la stessa candida, una cosa molto brutta, non piacevole, è presente sia pure in quantità infinitesime all'interno del nostro lievito di birra, del nostro, scusate, lievito madre. Anche lo stesso lievito di birra è presente nel lievito madre, anche qui in quantità infinitesime. Peraltro vi faccio notare una cosa un po' strana. Non so se ci avete fatto caso, ma lieviti e funghi, cioè lieviti, funghi e batteri, non vanno molto d'accordo fra loro, eh. Poi vi ricordo che sono stati fatti degli studi e ci sono dei funghi che emettono delle sostanze tali da inibire l'attività dei batteri, li ammazzano fondamentalmente. Ne conoscete sicuramente uno, è il penicillum, che produce quella sostanza ormai benefica e famosissima che ha salvato tante vite umane, e che è la penicillina. La penicillina agisce sui batteri uccidendoli ed è il figlio di un fungo. Quindi funghi e batteri hanno sempre avuto un certo contrasto, eh. Quindi quell'attività che noi troviamo qua dentro è un'attività di equilibrio, di posa in equilibrio di tutte queste famiglie di funghi e di batteri. Quello che interessa di più a noi, a parte i funghetti che sono, abbiamo detto, in quantità infinitesime, sono i batteri. E di batteri noi abbiamo alcune famiglie, tre fondamentalmente: gli omofermentanti obbligati, gli eterofermentanti obbligati, gli eterofermentanti facoltativi. Allora, il primo e il terzo, quindi omofermentanti obbligati, non ci servono a niente, non producono lievitazione, non producono CO2, ce ne frega zero. Altrettanto la terza, gli eterofermentanti obbligati, anche quelli non ci servono a niente. Quindi quali ci servono? Gli eterofermentanti facoltativi. Quelli sono quelli che interessano a noi. All'interno di questi lattobacilli eterofermentanti sono importanti perché producono sia acidità acetica sia acidità lattica e soprattutto producono CO2, che è quella sostanza, quel gas che viene contenuto, che è disciolto all'interno dell'impasto e lo fa lievitare, lo fa aumentare di volume e lo rende soffice. E lei, quello che è questa lievitazione, è resa proprio grazie a questa produzione di CO2. Qui, in questa famiglia di eterofermentanti facoltativi, appartengono a questa famiglia alcuni ceppi batterici molto famosi. Il più famoso è quello della San Franciscensis, che ha un nome molto difficile da pronunciare, ti si scioglie la lingua in bocca, ma è molto importante, viene da San Francisco ed è stato isolato, voi pensate, pochi anni fa, tutto sommato, 50 anni fa, nel 71, quindi veramente pochissimo tempo fa. È molto recente la scoperta e l'isolamento di questo tipo di ceppo batterico. Perché è importante? Perché ha il miglior profumo, il miglior sapone e sapore possibile fra tutti i lattobacilli che abbiamo. Ed è quello che maggiormente si è diffuso proprio grazie alla sua qualità. Quindi veniva selezionato, veniva utilizzato sempre più di frequente e alla fine si è diffuso in tutto il mondo, pur essendo partito da San Francisco, in particolare da una panetteria di San Francisco, che era diventata famosa per la qualità del suo pane proprio grazie a questo lattobacillo specifico. Voi pensate, il nostro amico, il grande nume tutelare Bonci, voi lo sapete, il nostro nume tutelare. Ebbene, Bonci è andato apposta, quando ha fatto i suoi vari viaggi negli Stati Uniti per mollare di affari, soprattutto, si è recato apposta a San Francisco per farsi dare proprio il lievito, quello specifico, da è suonata la mia sveglia, non vi preoccupate, mi dice che dovrei fare il rinfresco, lo farò dopo.
La cosa carina è che Bonci è andato a prendersela, non si compra, è andato a prendersela a San Francisco apposta perché voleva proprio quella autentica, originale, e quindi è andato fin lì e si è fatto dare il San Francescenzis. Lo troviamo un po' dappertutto insieme ad altri ceppi. Uno dei ceppi carini è l'Exiguus. Perché Lactobacillus exiguus è molto carino e interessante? Perché lavora in simbiosi con il nostro lievito di birra. Vi ricordo che qui dentro un pochino di lievito di birra c'è comunque, ripeto, quantità infinitesime, ma c'è comunque. È tenuto sotto controllo dai batteri, ma c'è. E l'exiguus fa una bella cosa, siccome l'exiguus riesce a metabolizzare anche lo zucchero leggermente più complesso rispetto allo zucchero semplice, al glucosio, riesce a metabolizzare il maltosio e a renderlo poi disponibile sotto forma di zucchero ancora più semplice, quindi glucosio, anche al lievito di birra, che è l'unico lievito di birra, mangia solo glucosio, quello proprio è standard fisso. Quindi la convivenza, e poi d'altra parte il lievito di birra fornisce delle sostanze utili all'attobacillo exiguus per la sua vita, per il suo sviluppo. Quindi c'è questa simbiosi, questo intreccio delle cose proprio storiche, neanche Dynasty, Dallas e Company riuscivo, Beautiful, riuscivano a sviluppare in maniera così intrecciata. Veniamo un po' alla sostanza. Perché è così importante il lievito naturale? Perché sviluppa quegli aromi proprio grazie ai lattobacilli. Sviluppa una quantità di aroma lattico ma anche acetico che sono molto importanti per la panificazione. Vi ricordo che i due aromi, quello l'acidità lattica e l'acidità acetica, sono profondamente differenti per un aspetto, oltre al sapore, l'aroma ovviamente, ma l'acidità acetica è termolabile, che vuol dire che quando andate in forno, quello leggero odore di acetico lo perdete. Sparisce, svanisce, evapora, si diffonde, si dissolve completamente e non lo ritrovate più. Quindi, se avete un leggero odore di acetico all'interno del vostro lievito, non ve ne preoccupate, anche all'interno del vostro impasto finale, non ve ne preoccupate troppo, in gran parte sparirà o del tutto sparirà, se non è proprio esageratamente marcato, sparirà in fase di cottura. E questo al contrario non accade con i lattobacilli con acidità lattica vera e propria. Quello è un aroma che per nostra fortuna non scompare in cottura ed è un aroma estremamente apprezzato. È quell'aroma che fa dire sa di buono, quell'aroma che quando voi lo ascoltate il profumo, lo assaggiate, tendete a sorridere anche senza un vero perché. La realtà è che questo benedetto lievito naturale è formidabile, è veramente buono, 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 buono. Ed è lui. E questo è il vero motivo per cui viene così apprezzato. Quindi, quello che dobbiamo fare noi adesso è capire. Ah, come fare? Farlo nascere non vi conviene, ragazzi, ve lo dico da subito. Ci sono degli schemi da utilizzare per farlo nascere. Mettete acqua e farina, la rinfrescate ogni 2-3 giorni, tenete coperti con una garza e quello fatalmente, col passare dei giorni, assorbirà dall'aria i batteri, li farà moltiplicare grazie alla cottura di zuccheri che gli mettete a disposizione e poi tutti contenti si riprodurranno e voi sarete felici. Però vi dico, è una soluzione lenta, non sempre efficace e quindi alla fine la soluzione migliore è chiamate l'amico che ce l'ha e fatemene dare un pezzettino, perché è un'antica tradizione quella di offrire, regalare e diffondere il lievito naturale senza mai farsi dare niente in cambio. Quindi questa è una cosa molto carina. Non si vende il lievito, anche Bonci, se andate alla laboratorio di Bonci, Bonci ve lo regala il lievito. Solo Italy ve lo vende il lievito. Italy non segue questa antica e bella tradizione di regalare il lievito, no, lui si è comprato una macchinetta che costa 10.000 euro che spilla il lievito liquido, i licoli, così come fareste voi con una buona birra, e ve lo regala purché voi gli diate un pochino di soldi. C'è questa piccola operazione. Comunque, questa operazione del lievito madre è quella che vi conviene più fare per farlo partire, quindi è inutile tentare di farlo, o inutile, se vi volete divertire a farlo nascere voi, provateci, fatelo, ci sono vari sistemi, l'utilizzo di frutta come starter e altre cose, miele e altro, comunque la cosa migliore è quella di farvela regalare.
Una volta che voi l'avete portato a casa, dovete gestirlo sia nel tempo per poterlo conservare vivo e portarlo al momento in cui vi servirà, e sia per capire qual è la soluzione migliore per poterlo gestire. E questa soluzione migliore, io adesso, è quello un po' il contenuto di questa chiacchierata, quello fondamentale. Siamo arrivati dopo solo 20 minuti, ragazzi, eroica questa corsa verso il contenuto. Una breve precisazione. Come tutte le colture batteriche, fondamentalmente quella, anche se ci sono dei funghi, l'ho già detto, ma fondamentalmente è una coltura batterica. Come tutte le colture batteriche, viene influenzata dalla presenza di cibo, calore e cambiamenti eventualmente nel clima, quindi idratazione, umidità oppure frequenza dei rinfreschi, eccetera. Se però rispettiamo alcuni parametri in maniera costante, il nostro lievito, da soggetto vagamente capriccioso, dotato di personalità e un po' inaffidabile, molti dicono che il loro lievito ha un carattere come fosse un essere umano, no? Dotato di umori instabili. Invece il lievito è, al contrario, una macchina precisissima e qualcosa su cui rimettere gli orologi, per quanto è preciso, purché lo si tratti in maniera corretta. Quindi oggi vorrei affrontare insieme a voi le modalità di gestione ottimali, quelli che fanno, diciamo, hanno la possibilità di far ricorso a celle di lievitazione, fermabiga e quant'altro, e poi vedremo invece come fare in una prossima puntata per ottimizzare. Una prossima puntata vuol dire non mi tempestate di domande, io faccio così, vado bene oppure no, perché io faccio così, vado bene oppure no, lo affronteremo nella prossima puntata. Stasera vi spiego come farlo nel migliore dei modi. Se volete gestire il lievito naturale alla perfezione, quello che cercherò di spiegarvi io è come sto combattendo io per ottenere risultati di stabilità, affidabilità e precisione nelle tempistiche. Allora, il lievito naturale, come vi dicevo prima, sviluppa due tipologie di acidificazione. Una acidificazione, un'acidità acetica e una lattica. Quella acetica e quella lattica sono il rapporto di 1 a 3. Abbiamo una particella di acetica e 3 di lattica. Questo equilibrio e questa differenza fra le due acidità non è marginale, anzi è critica. L'acidità acetica è quella che sviluppa più di tutta l'azione di lievitazione vera e propria, cioè di formazione di gas. Quindi quando noi parliamo di azione acetica, di acidità acetica, ci indirizziamo verso uno sviluppo nel volume dell'impasto. E questo vuol dire la vera e propria lievitazione, produrremo la CO2 grazie all'acidità acetica. Quella lattica allora a che serve? Quella lattica ha una funzione doppia. Una contribuisce in maniera pesantissima con il profumo e il sapore. Il sapore e il profumo lattico è fondamentale per definire la bontà di un prodotto. È veramente di altissima fascia, di altissima qualità. Quindi la lievitazione lattica è quella che dà il buon sapore al prodotto. Ma ha anche un'altra importantissima funzione, quella di avere una conservabilità nel tempo del prodotto. Quindi se noi abbiamo una buona azione acetica, abbiamo sia la lievitazione, scusatemi, ho detto un'imperfezione, mi correggo, con la lievitazione acetica abbiamo produzione di volume e abbiamo soprattutto poi una conservabilità, con quella lattica abbiamo profumi e sapori magnifici. Se c'è uno sbilanciamento nel rapporto ottimale di 1 a 3, avremo anche delle conseguenze piuttosto pesanti, perché ovviamente avremo o una produzione ridotta di gas oppure una conservabilità nel tempo ridotta del nostro prodotto, in ipotesi il nostro panettone. Allora, facciamo una precisazione sul perché è importante la conservabilità. Non lo è nel pane. Il pane noi lo produciamo e normalmente nell'arco di qualche giorno lo chiudiamo, lo finiamo, terminiamo, 2, 3, 4 giorni, 5 giorni, quando proprio è avanzato, non ne stiamo utilizzando molto, ma se no veramente pochi giorni e via. Quindi la conservabilità sì è importante, ma è non critica, mentre è critica per il panettone. Perché? Perché il consumo di panettone è massiccio,
ma è anche molto limitato nel tempo. Quindi noi abbiamo il periodo delle feste natalizie, nel periodo che va dal 24 dicembre all'1-2 di gennaio, in quella fascia, forse qualche giorno dopo, in quella fascia di tempo si consuma, si concentra tutto il consumo di panettone all'interno dell'anno. E siccome noi i nostri prodotti, che sono prodotti artigianali, sono privi di conservanti chimici, l'unica cosa che ci salva dalle muffe e dalla... Chi era? Ecco, Gemina. l'unica cosa che ci salva dalle muffe e dall'irrancidimento dell'impasto è proprio il lievito naturale. Nella sua parte, diciamo, di lievitazione lattica, sviluppa una serie di azioni che contrastano, adesso dico un termine bellissimo, scrivetevelo, la retrogradazione degli amidi, che poi sapete che cos'è, quando la mollica si indurisce. È tutto lì, quel senso di indurimento della mollica, si secca la mollica, quella si chiama retrogradazione degli amidi, suona molto molto professionale detta in questo modo. Ecco, il lievito naturale contribuisce a rallentarla in maniera importante, quindi avere un buon lievito naturale con il giusto equilibrio comporta A, la produzione di gas in maniera corretta, B, la produzione di contrasto alla retrogradazione degli amidi. Ma come facciamo noi a sapere che c'è un giusto rapporto fra l'acidità lattica e quella acetica, perché qua su questo si gioca tutto, ragazzi. Lo giochiamo e lo pilotiamo attraverso la temperatura. E questo è il grande trucco che ho imparato negli ultimi 2 anni di faticoso inerpicarmi, di arrancare con incedere veramente doloroso nella scoperta di questo mondo bellissimo del lievito naturale. La temperatura di manutenzione, di gestione, di tenuta del lievito influenza in maniera pesantissima la tipologia di acidità che si sviluppa nel lievito stesso. E ve lo dico che l'ho scoperto nel peggiore dei modi, uccidendo un lievito. Ho fatto un corso importantissimo, un personaggio che non sto a nominare, molto bravo, molto rinomato, che ha fatto prodotti meravigliosi. E alla fine del corso ci è stato dato il lievito naturale, anche lì era formalmente gratuito. Quindi ci è stato dato il lievito naturale, ce lo siamo portati a casa e io, che avevo da poco costruito la mia cella di lievitazione con l'impostazione a temperatura, tutto bello contento, che era una cella a caldo, quindi cella di lievitazione che aumenta la temperatura ambiente fondamentalmente, va dalla temperatura ambiente in su. Ecco, io mi ho detto, mamma mia, con questa cella metto sempre a 28 gradi, temperatura ottimale per lo sviluppo dei lattobacilli, e quindi io sarò contentissimo, perché i miei bei lattobacilli si svilupperanno in maniera, in quantità industriale. Non avevo calcolato però che oltre ai lattobacilli era importante avere anche quelli acetici, e quindi avere soltanto lattobacilli mi ha portato alla perdita di potenza lievitativa del mio lievito. Fondamentalmente ho buttato un lievito perché era diventato esclusivamente lattico e quindi dopo un paio di settimane non funzionava più, il mio panettone cresceva sempre meno, rimaneva sempre meno gonfio, quindi esattamente l'opposto di quello che avrei voluto. Ho scoperto quindi perché tanti panettoni, comunque lievitisti, chiamiamoli così, o panettonisti che si avvalgono dei lieviti naturali, perché fanno la doppia lievitazione? Perché dicono sempre tenetelo per esempio la mattina a quella temperatura per 2-4 ore nel primo rinfresco, il secondo rinfresco altre 2-4 ore a 28 gradi, fate sviluppare i batteri lattici e poi però vi dicono la notte lo rallentate portandolo a 17 gradi. Io pensavo che fosse solo per rallentare i lieviti e portarli al giorno dopo, pensavo che quello fosse lo scopo. Invece quel sistema sviluppava durante la notte i batteri acetici, la lievitazione acetica. E questa era quella che poi consentiva, nell'arco delle 24 ore, di ottenere un corretto equilibrio. Un terzo, anzi un quarto, uno di acetico, tre di lattico. Quindi capite bene che avere un corretto equilibrio nella gestione fra quelli acetici e lattici significa portarla alle temperature per sviluppare in maniera corretta sia l'uno che l'altro, rimetterli nel giusto equilibrio. Quindi questo
Questo mi ha indotto a procurarmi anche la cantinetta dei vini. Strumento diabolico, ragazzi, la cantinetta dei vini risolve ogni problema perché vi permette di andare al di sotto della temperatura ambiente. Non così potentemente come il frigorifero, non arrivano molte, non arrivano a 4 gradi, ma minimo 6-8 gradi li raggiungono, quindi per quello che serve a noi va benissimo. Abbiamo la cantinetta dei vini stabilmente fissa a 17 gradi, la cantina, quella diciamo la cella di lievitazione propriamente detta, quella la metto a 28 gradi e quindi avrò le due condizioni, 17 e 28, perfette e ottimali per il mio lievito naturale. Vi ho appena detto una cosa che secondo me dovreste stamparvela veramente a ferro e fuoco da qualche parte, perché vi consente di sviluppare nel migliore dei modi il vostro lievito naturale, con tutte le caratteristiche che deve avere. Notturna a 17 gradi per circa 16 ore più o meno. Le altre 8 ore, possono essere anche di più, anche 18 ore, a 17 gradi, le altre 6-8 ore ve le fate a temperatura alta di 28 gradi, in modo da sviluppare nella notte 17 gradi gli acetici, nel giorno 28 gradi i lattici. Lo ripeterò altre 3-4 volte perché voglio che diventi un tormentone fisso nelle vostre rappresentazioni mentali. Deve essere importante ricordare questo. Questo ci permette pure di correggere le eventuali difficoltà che dovessimo riscontrare. Quando noi andiamo a sentire l'odore del nostro lievito e non ha assolutamente zero acidità acetica, è chiaro che questo non va bene. Un pizzichino di acetico lo deve avere. Se non lo ha, ci dobbiamo preoccupare. Quindi, se vediamo che perde un po' di energia, perde un po' di forza e gli facciamo tutto quello che dobbiamo fare normalmente, quindi bagnetti e cose varie, ma perde forza, vuol dire che non ha sviluppato abbastanza batteri di tipo acetico e quindi non è andato a temperature basse per un tempo sufficiente. Questa è la cosa che dovremmo ricordare. Abbiamo problemi, vogliamo incrementare la parte acetica? Più tempo a 17 gradi. Vogliamo incrementare la parte lattica perché magari sentiamo che non è presente? Aumentiamo la parte di lievitazione a 28 gradi. Pilotare un lievito in questo modo significa tenerlo perennemente nella condizione di equilibrio ottimale e poter garantire a noi e a lui, soprattutto a noi, un prodotto altamente efficiente. Altra cosa, come viene gestito? Quali sono le modalità? A parte la temperatura, quali sono le modalità di gestione? Cioè i rinfreschi, sia le tempistiche, le frequenze, le modalità materiali proprio di gestione. Allora, come vi dicevo prima, il lievito naturale è qualcosa che ha attraversato la storia dell'umanità dall'inizio, no? Parliamo degli egizi, vecchie storie, i vecchi cantori del lievito naturale chiamano sempre gli egizi come i primi, diciamo, sperimentatori di lievito naturale. Quindi se ha una storia così lunga avrà mille, mille interpretazioni nell'arco di questa storia, alcune più efficaci, altre un po' meno, ma tutte che tenderanno ad avere un prodotto il più possibile costante ed efficace. Ebbene, al momento ne esistono fondamentalmente quattro modalità. Una è quella super tradizionale milanese, panettone milanese, lievito naturale, molto sta, è partito dalle loro mani, almeno in questo specifico mondo. Quindi i milanesi lo tenevano legato al sacco, quindi avevano un telo di lino con cui stringevano, avvolgevano il lievito naturale, poi lo legavano con una legatura molto forte e molto stretta. Il lievito tendeva a gonfiarsi, ma veniva trattenuto dalle corde e dallo straccio. A volte esplodeva anche fuoriuscendone. Pensate che potenza che riesce a esprimere la lievitazione di questi microrganismi. È molto efficace, però ha tanto impegno da parte dell'operatore, deve togliere tutta la crosta che ovviamente si rovina, deve recuperare il cuore, con quello deve fare il rinfresco, poi deve riavvolgerlo intorno a uno straccio pulito e legarlo. Insomma, vedete che è un impegno abbastanza importante. Pochi di noi lo farebbero a casa, lo fanno o lo facevano, se ancora qualcuno lo fa, non lo so, ma lo fanno soprattutto quelli appunto professionisti del settore. Quando invece ce ne sono altre modalità più recenti che hanno avuto l'effetto di semplificare un po' la vita a chi gestisce il lievito. E quindi l'altra forma di gestione del lievito è quella in acqua, la scuola torinese, e qui intervengono i vari Morandin e
e company che hanno rivoluzionato il mondo della gestione del lievito, hanno ottenuto un lievito naturale anche perché, non so se lo sapete, ma la figlia di Rolando Morandini, la famiglia Morandini è composta da Rolando Morandini, grande padre di tutto il gruppone familiare, a Francesca che è la figlia e il figlio che si chiama Ah. Mauro, che è bravissimo fra l'altro e ha una sua pasticceria, prodotti fantastici che fa. Ma Francesca si è laureata proprio con una tesi sulla gestione del lievito naturale, quindi avere una persona che ha sviluppato al massimo la propria competenza sotto forma di educazione in senso tecnico, proprio questa si è studiata decine di libri, ha fatto sperimentazioni per anni, è veramente tanto di cappello una persona come Francesca Morandini che ha fatto tutto questo impegno pazzesco, è un mondo avanti rispetto a me e a tanti di noi. Ecco, Francesca ha sviluppato insieme al padre una gestione del lievito molto semplificata, loro lo tengono sempre in acqua, il loro bravo lievito vive in acqua, viene rinfrescato e rimesso in acqua. Costantemente. Questo cosa comporta? Perché lo fanno? Perché il lievito, come vi dicevo prima, produce sì gas, sì acidità, sì quegli aromi che noi percepiamo, e sono le tre cose un po' più importanti, ma produce anche sostanze di scarto, come tutti gli esseri viventi producono sostanze di scarto dell'attività metabolica, i cosiddetti metaboliti. Questi metaboliti vanno smaltiti. Hanno fatto un esperimento, non mi ricordo chi lo fece, nel rinfrescare e tenere sempre nella stessa, diciamo, melma iniziale, il povero lievito, e si è scoperto che pur vivendo nel migliore dei modi, con la pappa migliore, la farina e tutto il resto, le condizioni, non erano tali, erano perfette dal punto di vista, per esempio, la temperatura, eccetera, ma pur essendo perfette, moriva. Perché la permanenza all'interno, a contatto con i propri metaboliti, con i propri scarti metabolici, lo portava immancabilmente alla morte, alla sofferenza e poi alla morte. Questo è un motivo per cui la famiglia Morandina ha preferito gestire il lievito all'interno dell'acqua, perché l'acqua diventa il grande smaltimento, lo smaltitore di questi metaboliti. Quindi il lievito cresce in maniera ottimale perché si purifica attraverso il bagnetto costante, il vivere costante all'interno dell'acqua. Bagnetto che veniva usato anche dai milanesi, però veniva utilizzato in condizioni un po' eccezionali, quando vedevano che il lievito perdeva un po' di forza, allora procedevano al bagnetto. Si faceva una sezione, si affettava il lievito, si metteva in acqua temperata, quindi intorno ai 25-26 gradi, alcuni aggiungono un po' di zucchero, altri no. Si spugnava in modo da fargli proprio perdere le sostanze che poteva aver accumulato e lo si rimetteva a rinfrescare. Ragazzi, è ovvio che il permanere in acqua con quel sistema si toglie la parte metabolica, quindi gli scarti, ma toglie anche le sostanze primarie, cioè fa morire o fa disperdere una gran parte delle nostre cellule, dei lieviti. Quindi non è che proprio sia un momento solo positivo, è anche un momento di indebolimento del prodotto. Quindi Morandina aveva, diciamo, rinnovato, però comporta anche questo un pelino di noia dove sta sempre a cambiare l'acqua, misura la temperatura dell'acqua. Per chi lo fa, io ho fatto dei corsi con Morandin, lo abbiamo avuto ospite alla Confraternita della Pizza a Milano. Facevamo un corso bellissimo in cui ho sentito anche Francesca, mi sono innamorato di questa sua cultura, che è veramente bellissima. Però io ho dovuto accompagnare sei, ho dovuto accompagnare il papà di Francesca, Rolando, ho dovuto accompagnare in sede perché lui doveva procedere al rinfresco dei lieviti. Per lui era naturale essere sveglio alle sei a curare il pupetto, perché era quello che lo faceva vivere, il pupo era la base di tutta la sua attività. Quindi lo capisco che per me è stato scioccante uscire alle 6 a accompagnare Morandin a mettere a posto il suo lievito. Quindi vi fa capire che anche quello non è privo, diciamo, di un certo impegno, di una certa importanza. Quindi via via si sono affermate altre due forme di gestione del lievito, che secondo me sono quelle un po' più leggere, quelle un po' più affrontabili. Una è il lievito in modalità libero, viene chiamato, che è questo qui che vedete davanti a voi. Il lievito in forma libera è un lievito che non viene né legato, compresso, eccetera, ma neanche messo in acqua. Vedete,
viene tenuto in questo modo, ha questa bella forma spiralliforme, quindi viene gestito in questo modo e ha questo profumo inebriante che, come dico sempre tante volte, fa sorridere con un sorriso un po' sciocchino, un po' ebete, pensando sa di buono e fa quell'espressione. Bene, questo però ha il problema di essere poi necessario il rinfresco, bla 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 bla. Col tempo, in questi ultimi 2 anni, sto cercando di mettere a punto un sistema che unisca questi privilegi, questi vantaggi messi a punto da tante persone e rendere il rinfresco veramente un qualcosa di bassissimo impegno. E quindi ho fatto in questo modo, ragazzi. Poi vi dico anche dopo l'ultima forma, che è quella del lievito in cottura liquida, che è quello più importante come parallelo rispetto alla pasta madre. Però intanto vi volevo raccontare la mia modalità di gestione del lievito, perché mi sta dando belle soddisfazioni. Come vi dicevo, io ho scoperto di dover avere il lievito a 2 temperature differenti nell'arco della giornata: 28 gradi per sviluppo dei batteri lattici, 17 gradi per quelli acetici. Quindi che ho fatto? Ho tenuto il mio lievito rinfresco la mattina, verso le mezzogiorno più o meno, lo tengo, faccio il primo rinfresco e lo metto a 28 gradi libero, come vedete, così. Lo metto a 28 gradi per 2 ore e mezza, 3. 2 ore e mezza, fino a che raggiunge più o meno pH 4,15, 13, 16, qua è un valore più o meno di questo tipo. Questo mi aiuta molto, solo per questo, perché poi vi racconterò anche qualcosa del pH-metro. Una volta che ho raggiunto quel valore, io rinfresco nuovamente, sono passate 2 ore e mezza, 3, quindi sto intorno alle 15 del pomeriggio, rinfresco una seconda volta e se lo devo solo tenere senza utilizzarlo, lo metto in acqua. Quindi, amici miei, io prendo il lievito come sta adesso, lo rinfresco e lo metto in acqua. A questa quantità di acqua fin questo livello, lui all'inizio va a fondo, poi via via che i batteri sviluppano gas, gonfiano l'impasto, lo riempiono di gas, l'impasto riduce il suo il proprio peso specifico e andrà a galleggiare. Quindi nel momento in cui va a galleggiare è già indice del fatto che il lievito sta in buone condizioni, funziona bene. E lo metto a 17 gradi nella cella cosiddetta fermabiga, che poi in realtà è la nostra cantina dei vini. Quindi che faccio? Faccio un rinfresco, al secondo rinfresco, dopo 3-4, 3 ore più o meno, lo metto a 17 gradi, un solo rinfresco e via. Se ho bisogno di stare ancora più tempo senza rinfrescarlo, gli do, come dice Montanari, gli do fino a un rapporto di 4 a 1 di farina, quindi do 100 di lievito naturale, 400 di farina e sempre il 40% di acqua. Impasto tutto e metto in frigorifero e lo posso tenere per una settimana in questo modo. Questa è una cosa molto utile per spezzare la schiavitù da lievito, perché dopo un po' questo continuo ripetersi delle giornate con lievito naturale può cominciare a diventare qualcosa di ossessivo, maniacale, addirittura fastidioso. Io conosco dei ragazzi a questo proposito che una volta che hanno sviluppato Scusate. l'attenzione al lievito madre e hanno cominciato a rinfrescarlo quotidianamente, sono piombati in un loop perché hanno smesso proprio di impastare, hanno concentrato tutta la propria attenzione, la propria attività nella gestione del lievito. Ho degli amici carissimi che hanno fatto questa brutta fine, cioè ormai fanno solo quello, hanno un lievito di cui misurano ogni aspetto, ma non lo usano, capite che è una cosa abbastanza anomala, non è certo un esito, un destino e che ci si augura di vivere. Quindi, insomma, buon Daniele, mi auguro che smetta di pensare al lievito e si concentri un po' più sui lievitati, che è la cosa più importante. Comunque, vi dicevo, io poi lo prendo, lo metto in frigo e lo tengo fino a una settimana. Diversamente, se faccio il rapporto 1 a 1, quindi faccio 100 grammi di lievito madre, 100 grammi di farina e 38-40 a seconda se esce dall'acqua, in quel caso 38, se faccio invece sta uscendo dal secco, allora la faccio a 40. E impasto con la planetaria, con la foglia, io utilizzo la foglia circa 5 minuti e vado a metterla a 17 gradi per la notte. Se invece devo usarlo, allora faccio addirittura 3 rinfreschi in giornata.
faccio il primo rinfresco a mezzogiorno, il secondo verso le 2:30, 3, l'altro lo faccio verso le 5:30 e mi è pronto il lievito verso le 9, quindi 3 ore e mezza circa, a volte 4. Questo è l'unico margine di indecisione che ho, perché il risultato non è il raddoppio, la triplicazione, che è una cosa a occhio, eccetera, ma è dato da questo. È lui che mi dice quando il valore del pH del mio lievito è sceso a 4,1 ed è pronto per essere utilizzato all'interno dell'impasto. Quindi io faccio il primo alle 12, il secondo 2:30, 3, il terzo lo vado a fare verso le 5:30, 6. Sarà pronto il lievito verso le 9:30, 10, quando sarà 4,1, impasto il mio panettone e me lo ritrovo la mattina dopo. Ecco un po' questo perché parto verso mezzogiorno, anche perché così normalmente ho la mattina un po' più libera. Questa modalità di gestione è figlia di una miscela. Io ho fatto di recente un corso con Bazzoli, credo che si pronunci, che è una delle persone più piacevoli che abbia avuto modo di incontrare nella mia vita. È veramente un gran brav'uomo, una bella persona, molto pacata, tranquilla, ragionevole, un gran lavoratore, veramente una scheggia, una persona che ha vissuto con grande intensità la propria vita, quindi tanto di cappello, e soprattutto è veramente brava persona, che in questi tempi uno apprezza veramente tanto una persona per bene come lui. E lui utilizza più o meno questo metodo, un po' diverso, ma più o meno questo metodo. E io, facendo i due rinfreschi a 28 gradi, quelli della mattina alle 12 e alle 2:30, 3, li faccio a 28 gradi, libero come questo. Poi la sera, verso le 5:30, 6, mi faccio l'ultimo rinfresco, quello me lo porto sempre a 28 gradi se devo fare il panettone, altrimenti vado a 17 gradi fino al giorno dopo. Quando vado a 17 gradi lo metto in acqua. Perché questa piccola differenza? Perché se ci pensate è una soluzione di compromesso fra due scuole di comportamento che ottiene il beneficio di non fare più il bagnetto. Il bagnetto glielo fai fare la notte. Quindi la mattina dopo tu lo tiri fuori, lo rinfreschi normalmente. Tiri fuori, tagli 100 grammi di impasto, li metti in planetario, 100 grammi di farina e 35 di acqua, perché ovviamente venendo dall'acqua non ha bisogno di tanta acqua perché una parte l'avrà già assorbita. Faccio fare l'impastamento e poi lo piglio e lo metto a secco qua dentro a 28 gradi e ricomincio. Questa modalità ha delle tempistiche e delle modalità di un'estrema semplicità, una quantità di intervento ridottissima. Faccio un rinfresco che mi dura 3 minuti probabilmente. Unica cosa, ovviamente, un po' di impegno lo richiede comunque, quindi se io devo stare fuori tutta la giornata, devo trovare un modo per evitare di fare il mio intervento. Come faccio? Lo prendo, lo rinfresco con maggiori quantità di farina, invece di 100 di lievito, 100 di farina e 40 di acqua, farò 100 di lievito, 200-300 di farina e poi 40% di acqua sulla farina. E lo metto in frigo. Quindi quello fino al giorno dopo, 2 giorni dopo, 3 giorni dopo, non ha problemi. Se devo arrivare a una quindicina di giorni, posso arrivare fino a 4-5 volte la quantità di farina. Questo secondo il grande puffo, Gian Battista Montanari. E se lo dice lui. Allora, siamo alle 8 meno 10, mancano 10 minuti. Quello che ho voluto sottolineare è che questa modalità, così come l'ho portata io, vi porta immancabilmente il lievito a 4,1 di acidità. Ed è un'acidità, no? Perché il pH-metro vi misura la quantità di acidità, ma non la tipologia dell'acidità. Non vi dice se è acidità acetica o lattica. Questo ve lo dice la gestione che voi avete avuto, oltre a ascoltarla con i vostri sensi. Ma se voi avete tenuto il lievito all'interno della cella di lievitazione a 28 gradi per almeno 6 ore al giorno, avete sviluppato i lattici sicuramente, il resto delle 18 ore l'avete tenuto a 17 gradi, avete sviluppato i batteri lattici e acetici sicuramente. Quindi avete un buon equilibrio fra acetico e lattico e vi ritrovate sicuramente nelle condizioni migliori di lievito. Misurate sempre il pH del vostro lievito per portarvi a 4,1 prima di utilizzarlo all'interno del vostro impasto e voi avrete, con l'utilizzo di strumenti molto impegnativi economicamente, non lo nascondo, quindi
Il PH Camero, questo costa 300 euro, accidenti a lui. Una buona cella di lievitazione la potete costruire abbastanza facilmente perché fa il costo su quello di una centralina, la luce, la cassetta, i cavetti di scaldamento, 100 euro ve la cavate. La cantinetta costa un po' di più, intorno ai 300-400 euro quando sta in offerta, altrimenti anche di più, però ovviamente fate acquisti buoni, mirati, cercate di non andare sull'onda dell'emozione. Quindi con un po' di soldini riuscite a mettervi in linea con tutto quello che vi serve per avere il massimo della capacità di analisi del vostro lievito. Ci sarebbe un altro tipo di analisi in più che fa proprio l'analisi della tipologia dell'acidità, ma la fanno grandi laboratori e costa un boato, quindi non ce la possiamo permettere. Ci avvaliamo naso, la lingua si assaggia sempre, il lievito se ne sente l'acidità attraverso le papille che stanno sulla parte posteriore della lingua e capite se ha quel sapore che deve avere. Ci vuole, purtroppo qua ci vuole un po' di esperienza, non è facile neanche spiegarlo. Quindi quello che vi ho spiegato oggi è una modalità che poi comunque vi darò un prospettino, metterò online, perché è importante che voi abbiate un riferimento con una schedula delle tempistiche, delle temperature da seguire, la farina da usare, adesso la farina di forza. Poi, sì, ce l'abbiamo 2 minuti, vi spiego perché. La farina di forza è necessaria ed è soprattutto necessario che la farina sia sempre costante. Ragazzi, il segreto della gestione di un buon lievito è la costanza. Fate sempre le stesse cose. Una volta avete capito che siete sulla strada buona, avete misurato il pH, tutto funziona, l'impasto cresce in maniera eccezionale, il sapore è quello giusto, l'odore è quello giusto, il lievito si comporta correttamente. Più di questo non potete fare. Quindi arrivate a questo livello di equilibrio. Diciamo, standardizzate quanto più possibile. Il vostro lievito non sarà più capriccioso. Non dovrete più aspettare che decide lui quando deve raddoppiare l'impasto. Il lievito raddoppierà l'impasto quando lo decidete voi. Misurate la temperatura di lievitazione e lui farà quello che voi gli chiederete di fare. Ed è una cosa di una garanzia assoluta. Voi pensate che è normale che sia così? Perché dovete pensare alle grandi aziende. Pensate a Bauli, Motta. Loro usano il lievito naturale, ma secondo voi quelli stanno là, aspetta tutti fermi, l'operaio aspetta che il lievito si decide a far raddoppiare i panettoni di Pandoro? No, certamente no. Lo fanno con una standardizzazione che garantisce loro un risultato finale nei tempi che hanno deciso e definito. Quindi questa è la cosa più importante, amici miei. Si può fare con questo lievito. Vedete com'è cresciuto? Io adesso vado di là, appena finisco, la prima cosa che faccio, lo rinfresco e stasera verso le 11 misurerò il pH. Se è perfetto, se no aspetto. Questo è un altro segreto che vi devo dire. Però fatene buon uso. Abbiamo detto che la tipologia dell'acidità acetica barra lattica si può pilotare attraverso le temperature a cui viene sottoposto il lievito. Temperature basse cresce l'acidità acetica, temperature alte, 28 gradi, cresce l'acidità lattica. Questa è una grande scoperta per me, è stata questa, perché mi ha consentito di fare gli aggiustamenti senza andare a naso, ma vado con maniere molto precise verso l'optimum. Ma il problema è anche un altro. Come si fa a stimolare l'acidità? Cioè, se noi scopriamo, misuriamo il nostro lievito. Ah, facciamo una prova adesso e vediamo come sta. Giusto per avere. Ah, non la posso fare perché no, non la posso fare perché, come vi dicevo prima, lui trasmette sul cellulare che in questo momento è impegnato per la ripresa, Grazie. per la diretta, quindi non lo posso fare. Però adesso misuriamo, facciamo un'ipotesi, misuriamo l'acidità, lo infiliamo e sul lettore mi viene detto che ha 4.3, 4.2, che non è il 4.1 che vorrei avere io. E allora che si fa? Come si reagisce per abbassare l'acidità di un lievito? Se il lievito non ha ancora raggiunto l'acidità sua, che dobbiamo fare? La risposta è la più semplice del mondo: aspettare. Voi lasciate l'impasto del lievito alla temperatura che serve a voi, in quel momento quasi certamente sarà in temperatura lattica, quindi sarà a 28 gradi. Nell'arco di 10, 15, 20 minuti, non di più, il vostro pH sarà sceso alla temperatura, al grado che voi desiderate. E questo è bellissimo, perché voi avete la possibilità di pilotare la tipologia di acidità con le temperature e di pilotare il livello di acidità, il grado di acidità, attraverso più o meno le attese all'interno della cosa. Se voi vedete che il vostro lievito arriva a 3,9, quando dovrebbe stare
Anticipate il rinfresco. È molto semplice, riducete i tempi, riducete un quarto d'ora, mezz'ora, finché non arriva al punto dove fate i rinfreschi a 4.1, che è perfetto. Vi ricordo che 4.1 è il nome di questo qui che ci ha dato il grande Puffo. Quindi se lui ha dato 4.1 vorrà dire che 4.1 è il valore perfetto. Peraltro non è solo il titolo, lo spiega bene dentro. Compratevelo quel libro, è grande, anche quello di Giurilli. Quindi voi, attendendo o anticipando l'azione di misurazione della stop dell'attività di gestione del lievito, siete in condizioni di pilotare il grado di acidità. Quindi tipologia di acidità pilotata, grado di acidità pilotato. E che volete di più, amici miei? Avete un lievito che fa quello che volete voi e glielo fate fare voi, azionando le leve giuste. Ecco la cosa bella. Purtroppo tutto questo viene fatto all'interno di una condizione un po' privilegiata, cioè è quella di aver speso un boato di soldi per comprarsi questo apparecchietto, le due celle, quella calda e quella fredda, e quindi di aver investito un po' di soldini. Non tutte le mamme di famiglia che lo fanno per passione sono disposte a spendere 1.000 euro per le cazzate, fondamentalmente. Quindi è ovvio che non posso chiaramente pretendere, però io quello che ci tenevo a dirvi è che è possibile gestire il lievito naturale in maniera quasi micrometrica, cioè gli diamo delle regolazioni tali da fargli fare esattamente, da portarlo come lo vogliamo noi, al momento in cui lo vogliamo noi. Meglio di così non è possibile immaginare un lievito naturale. Questo significa fare dei panettoni. Gliel'abbiamo fatti vedere, noi non li possiamo mostrare qui le foto dei panettoni. Dopo che poi li posso attaccare nei commenti le foto. Ok, allora Rita metterà nei commenti qualche foto di qualche panettone che abbiamo realizzato con questo lievito naturale e quindi vi renderete conto come sia effettivamente efficace questo sistema di gestione. Tornando all'ultimo elemento, mancano Poi ho tre domande. pochi minuti. Gestione del lievito naturale secondo il priore. Non penso di essere l'unico che lo fa in quel modo, né il primo, però io vi dico quello che mi sono allineato da solo, grazie a tanti altri esempi. Gestione a secco nella temperatura a 28 gradi, quindi primo e secondo rinfresco sempre a secco, sempre a 28 gradi. L'ultimo rinfresco della giornata, o il terzo quando si va in produzione, o il secondo si porta in acqua, o l'ultimo dei rinfreschi giornalieri si chiude in acqua. E si mette a 17 gradi. Io così salto il bagnetto la mattina. Ragazzi, pensate quanto è comodo. Io faccio per dire due o tre rinfresco, un solo rinfresco. Tiro via 100 grammi farina, acqua, planetaria e me ne vado. Torno dopo 5 minuti, l'impasto è ben amalgamata, la pasta è bella liscia, è importante anche questo. Quando il lievito risulta leggermente appiccicoso, può essere un disequilibrio del lievito stesso. Se lo è solo in maniera molto leggera, correggetelo con metodi molto empirici, fatelo impastare un po' più a lungo in planetaria. Perderà una parte dell'umidità, si alliscerà grazie all'azione della formazione del glutine e avrete un lievito che di appiccicoso non ha più nulla. Quindi mi raccomando, farina da utilizzare. No, io sto usando la Besozioro, che è una farina 3,40, mi pare che sia 3,50, non mi ricordo, è ottima anche per i panettoni. Si reperisce con una certa difficoltà, però noi riusciremo a mettere una farina del Molino Bongiovanni per i lieviti, la metteremo sul nostro store così voi avrete la disponibilità anche su quantitativi ridotti, non la solita sacchetta da 25 kg che non tutti vogliono ospitare nelle case, anche perché d'estate farfalline a volontà. Quindi con questo abbiamo detto come si fa a gestire al migliore dei modi il lievito, come si fa a gestire il piccolo problema dell'eventuale appiccicosità del lievito, come si interviene quando il lievito non ha il pH corretto che vogliamo noi. Ok? Adesso vediamo le tre Mi faccio le domande. tre domande al volo. Sì. Allora, aspetta, me lo sono persa. Allora, c'è Rosa Dellicarri. Dellicarri, che sei? Foggiana, Rosa, dimmi. Ma non si deve aspettare il raddoppio per fare il rinfresco? Allora, il raddoppio è un riferimento visivo, a volte anche piuttosto preciso. Se ve lo mettete in una ciotola graduata, in una carafa graduata, avete un contenitore che vi dice, se fate la spia anche, mettete la spia, abbiamo fatto anche questo, verificate con estrema precisione il raddoppio quando lo verificate, però non vedete il pH.
Questo sistema che consiglio io di utilizzare il pH-metro, non ci sono solo da 300 euro, ci sono pure da 40 euro, quindi procuratevi quelli e state attenti solo. È di Foggia, vero? Sì. Spero di ritornare a Foggia fra pochi giorni, che mi manca un po'. Come state? Morendo a Foggia, 45 gradi, anche voi? Sciogliete l'asfalto con i tacchetti, eh? Allora, tornando a noi, ricordatevi quando comprate il pH-metro di non prendere quello per i liquidi. Ci vuole quello per i formaggi, viene utilizzato, o per il terreno. È un pH-metro che ha, vedete, ha la caratteristica di avere questa tipologia di punta, di sensore trasparente. È un sensore specifico per gli impasti morbidi, come il caso nostro. Quindi non usate quello da liquidi, perché non funzionerebbe. Mi raccomando, non buttate soldi. Vai. Quindi lievito a raddoppio, se non hai altro sì, vai col raddoppio, per l'amor di Dio, ci mancherebbe, ma io non vado sul raddoppio, vado sul pH, mi dà un valore molto preciso che va addirittura ai centesimi di grado, è più preciso di quello non posso avere, e veramente mi piace avere questa capacità di intervenire fino a livelli così approfonditi. Poi c'era Alessandra che mi chiedeva prima un dubbio atletico. Che relazione c'è tra la fermentazione e l'acidità? La fermentazione aumenta l'acidità. Alessia, hai detto una cosa molto importante. Ti ricordi che ti ho detto prima? E forse non sono stato chiaro nelle premesse. Allora, via via che procede la fermentazione, quindi che agiscono gli enzimi, agiscono i lieviti presenti nel nostro impastino del lievito madre, l'acidità viene sviluppata da loro, da questa attività, e quindi aumenta il grado di acidità. Aumenta il grado vuol dire che si abbassa il pH. Voi vi ricordate come funziona il pH? Il pH a due estremi, 1 e 14. Al centro c'è il 7. 7 è neutro. Se si scende verso 1, diventa progressivamente più acido. Più è basso il numero e più è acido. Quindi dire aumento l'acidità in realtà significa che abbasso il pH. Se sto a 4.1, un pH piuttosto acido, ragazzi, ha un'acidità tale che opacizza le unghie. Quindi attenzione, a lungo andare chi usa, chi ci tiene alle unghie belle lucidine, meglio se indossa dei guanti. Al contrario, sopra il pH 7, 8, 9, 10, fino a 14, si ha il pH basico, quindi l'esatto opposto di quello acido. E quando vi dicevo prima, aspettando un po', si ottiene la definizione dell'acidità corretta. Se dovesse essere un pochino alta, per esempio sta a 4.4, lo voglio portare a 4.1, basta che mi fermo, aspetto quella mezz'ora o anche meno e il lievito scende a 4.1. Al contrario, se io vado a misurarlo e lo trovo che sta a 3.9, la volta dopo andrò a fare il rinfresco un po' prima di quello che ho fatto, così e al momento del 3.9 riduco le ore e avrò un impasto meno acido. Chiaro? Quindi l'acidità e la fermentazione sono assolutamente interconnesse. La fermentazione determina l'acidità. E poi c'è il nostro Andrea che dice: domanda per il maestro Ettore, devo andare via per 40 giorni, dove vai? Per 40 giorni. Portami con te, perché già l'idea che vai per 40 giorni mi piace moltissimo. Però allora. Aspetta. Posso rinfrescarlo lungo tipo 1 a 10, tenuto in frigo, e avere una parte in backup sfarinata? No. Allora, la parte sfarinata è la principale. Poi ti dico, la parte in frigo, se vuoi, prova un 1 a 20, un tentativo. Però troverai un melmone che non ti piacerà vedere né sentire, né probabilmente non riuscirai a recuperare. Dice sempre il grande Puffo che non c'è modo di superare i 20 giorni. Quindi se tu stai via un mese, la vedo dura. Però si può fare il lievito essiccato. Quindi tu fai esattamente quello che hai detto. Ti prendi una sfarinata di farina, la fai 2 a 1 col lievito, la passi prima nella planetaria, quella si fa a 1000 cenci, poi la passi nel mini pimer o con un prodotto, un cutter molto potente, e otterrai una polverina. La metti nell'essiccatore, togli la parte residua di umidità, tappi e metti in freezer. Con quel sistema tutto lo puoi tenere ben più di un mese, anche qualche anno. Chiaramente per recuperarlo poi non sarà velocissimo, dovrei fare tutta una serie di rinfreschi per riportare in vita i batteri che nel frattempo in gran parte saranno morti. Quei pochi dovranno riprodursi, quindi la parte difficoltosa sarà quella. Il consiglio che ti do è dallo in babysittering a qualcuno.
Lo dai a un'amica che si mette, si fa segno la croce una volta a settimana, lo tira fuori e lo rinfresca. Questa è la soluzione migliore. Per un mese significa 4 volte, non è proprio la fine del mondo. Basta, stop. Siamo a Sì. posto? Allora, ragazzi, in una delle prossime puntate faremo la gestione del lievito madre con le metodologie casalinghe. Quindi parleremo di gestione del frigo, lievito madre in frigo, lievito madre in cantina, in quelle condizioni in cui non abbiamo elementi molto precisi per gestirlo. Chiaramente sappiamo già che andremo incontro a un lievito madre piuttosto capriccioso, non molto costante, però una volta che lo sappiamo e non abbiamo alternative, ce ne faremo una ragione. Grazie per l'attenzione e il sacrificio con questo benedetto caldo. Ciao, Delicarri, un abbraccio. Un bacio a tutti!